Bentornati a una nuova puntata di Nerd Talks. Oggi siamo in compagnia di Mauro Sommella, da Amsterdam. Mauro, oltre ad essere musicista, lavora anche nell'amministrazione personale di una grande compagnia internazionale che si occupa per lo più di alloggi e viaggi. E oggi voglio chiedergli come sta vivendo la quotidianità all'interno di una grande capitale come Amsterdam. E come questa cosa abbia impattato sia sulla vita personale che su quella professionale. Quindi, Mauro, un saluto a te e parla pure quando vuoi. Grazie Alfredo, mi fa moltissimo piacere essere tuo ospite oggi, fare prendere parte a questa iniziativa che è molto interessante. Ho avuto già modo di ascoltare chi mi ha preceduto, gli interventi che ci sono stati, ed secondo me in questo momento è veramente una cosa utile condividere un po' di esperienze che si vivono all'estero. E io mi trovo in una situazione abbastanza particolare, penso, perché diciamo, in Olanda l'emergenza coronavirus ha avuto un impatto per il momento abbastanza importante, se proporzioniamo tutto i numeri anche, diciamo, della popolazione olandese, ed è stata però, diciamo, recepita diciamo, in una maniera un po' diversa rispetto a quello che abbiamo visto, per esempio, in Italia, ma anche in Spagna e altri paesi europei. Come dicevi prima, lavoro ad Amsterdam. Vivo però in una cittadina in provincia di Amsterdam, però a 20 minuti di treno da Amsterdam, ed è qui ovviamente che sto facendo la mia quarantena, diciamo, insieme alla mia famiglia. E beh, devo dire che, insomma, è un'esperienza tosta, come immagino per tutti quelli che adesso sono chiusi in casa. Io e la mia famiglia la stiamo vivendo un po' all'italiana, diciamo così, nel senso che stiamo davvero uscendo il meno possibile da casa proprio per fare i servizi essenziali. E in generale in Olanda c'è un approccio un pochino diverso, no, rispetto a quello dell'Italia, a questa emergenza. In Olanda si parla molto di soft lockdown, smart lockdown, nel senso che non c'è una chiusura così netta, ci sono diciamo, una serie di raccomandazioni da parte del governo a stare il possibile in casa, a lavorare da casa, non uscire in più di 3 persone. Però diciamo che il paese, diciamo, non è completamente bloccato, fermo, come magari in Italia, e questo sta anche, diciamo, nella società olandese, sta anche dando vita a molte discussioni, insomma, ogni giorno si Quindi dibatte questo smart questo. lockdown, per intenderci, è più che basarsi sull'idea del divieto, cioè si basa sull'idea della responsabilizzazione del cittadino, cioè se non ti è strettamente necessario o se chiaramente possiamo limitare il danno, che mi sembra essere un po' l'idea culturale alla base di molte scelte legislative olandesi, facciamolo, ma non te lo vieto direttamente, o almeno ad oggi come primo approccio non te lo vieto ancora direttamente. Sì, esatto. Diciamo che c'è la tendenza ovviamente a stare più attenti possibile, però non c'è un divieto di uscire, non c'è un divieto anche per passeggiare, per stare in giro. Detto, al massimo il divieto c'è per farlo più di 3, e molti anche, diciamo, lo stanno facendo fondamentalmente. Questo sì, fa parte un po' di un tratto culturale olandese che, secondo me, diciamo, è riscontrabile in tanti aspetti della vita di chi abita in questo paese, ma in questa situazione qua forse emerge in maniera ancora più netta. Mauro, nel caso E specifico tuo, invece, dal punto di vista lavorativo, occupandoti appunto di amministrazione, del personale, in che modo hai visto cambiare la tua vita quotidiana, nel pratico? sì, beh, noi, diciamo, io e tutte le persone che lavorano con me, il mio team, lavoriamo da casa. E quindi, diciamo, è un lavoro che sicuramente, diciamo, si può fare da casa, nel senso che chiaramente non è la stessa cosa come stare in ufficio, ma si può fare, almeno per un periodo limitato.
Però chiaramente ci sono tanti ostacoli in più, c'è il fatto di sicuramente non avere il contatto diretto, live con i tuoi colleghi, che sicuramente pesa. E c'è poi anche il fatto di dover comunque combinare il lavoro poi con la vita della casa che va avanti, soprattutto io ho qua anche due bimbi piccoli che sono a casa perché le scuole sono chiuse, quindi sono qui, siamo tutti insieme con mia moglie, con i miei bimbi In che modo gliela stai facendo vivere, due figli, questa quarantena? Ah, Quanto gliene hai noi... parlato? No, io e mia moglie abbiamo parlato molto, molto chiaramente quello che sta succedendo, anzi, anche ci fa ridere sentire quando entrambi poi riportano magari a qualcuno che ci chiama dall'Italia quello che sta succedendo, perché sono a casa. Abbiamo spiegato, diciamo, del virus, del coronavirus, nei primi giorni, non so perché loro, diciamo, chiamavano Regina Virus, probabilmente associando la corona alla regina. E quindi sono sicuramente, beh, per loro è difficile, hanno 4 anni, sono due, hanno 4 anni. Ed è complicato tenerli a casa tutta la giornata. Adesso ormai sono 3 settimane, stiamo facendo la quarantena. Quindi, però, appunto, abbiamo la fortuna di avere un po' di giardino, quindi un po' di area all'aperto, e cerchiamo di ritagliarci qualche piccolo spazio all'esterno quando si può. Prima di lasciarti lo spazio per un'esibizione, vorrei un attimo soffermarmi su questo aspetto che mi raccontavi prima, che trovo molto interessante, questo dell'approccio olandese. Stiamo verificando in qualche modo, in diverse parti del mondo c'è stato un approccio molto diverso. In alcuni stati si è militarizzato fino all'estremo, in altri forse una cultura un po' più liberale, appunto come quella olandese, o penso ad esempio alla Svezia, o nella primissimissima fase anche l'approccio del governo inglese, c'è stata appunto un'idea un po' differente su come gestire il tutto. La domanda che mi pongo e che chiaramente ti pongo vivendo lì, conoscendo la cultura molto meglio, credi che sarà una cosa che si potrà mantenere oppure anche un paese liberale come l'Olanda sarà costretto, per quello che percepisci, a dover serrare un po' le fila di questo liberalismo culturale? Ah, è una bella domanda, veramente me lo chiedo spesso in questi giorni, perché fondamentalmente, diciamo, i dati sui nuovi contagi, sulle persone che purtroppo muoiono qui in Olanda, negli ultimi giorni è tendenzialmente in crescita. Non è, diciamo, a livelli esponenziali come è stato in Italia per una fase, ma sicuramente non è da sottovalutare. Proprio ieri, se non sbaglio, o l'altro ieri, insomma, c'è stato un nuovo annuncio da parte del primo ministro che ha sostanzialmente confermato le misure che erano già state attuate, soltanto prorogandole di un altro mese fino alla fine di aprile. Io sinceramente ho la sensazione che a meno che la situazione non diventi, cioè non, a meno che i casi non aumentino davvero tanto, si rimarrà così. Perché l'idea di fondo è quella di limitare il danno, non bloccare il paese, e sperare che con il tempo, magari anche con una stagione migliore, diciamo, quella situazione rientri. Però, francamente, anche io personalmente ho molte perplessità, insomma, su questo approccio. Come dicevo all'inizio, noi in famiglia, diciamo, abbiamo optato comunque per una scelta più Per un all'italiano, autoisolamento sì. chiaramente più radicale. Perché sicuramente è un momento molto, molto, molto delicato, e francamente a volte ho proprio la sensazione che non si stia intervenendo proprio con la decisione che sarebbe necessaria in questo momento. Grazie per la risposta. Voglio lasciarti un po' di spazio per l'esibizione. Per chi non ti conoscesse come musicista, sei stato autore e fondatore di The Lev, un gruppo storico dell'underground napoletano. Poi ti abbiamo incontrato l'ultima volta con un progetto duo insieme a Marcello Vitale che si chiamava L'Esistenza dei Mostri, e oggi ti esibirei da solo, forzosamente, diciamo. Quindi ti lascio lo spazio e ci rincontriamo subito dopo il live per i saluti. Grazie molte.
Allora, sono molto molto contento di avere l'opportunità di farvi ascoltare qualche pezzo, perché è parecchio che non mi capita, e poi è la prima volta che lo faccio con una webcam, quindi è un'esperienza nuova per me. Proprio per questo, proprio per il fatto che in fondo sto parlando da solo davanti a un computer. Ho pensato di approfittare di ognuna di queste canzoni che farò ascoltare per salutare qualcuno che non vedo da tempo. E così, per sentirci più, sentirmi più in compagnia mentre ve le suono. E, la prima canzone la voglio dedicare alla comunità dell'ex OPG di Napoli, che ancora una volta è una situazione così difficile, di emergenza, si è dimostrata essere numero uno organizzando tantissime iniziative di solidarietà per le persone che stanno più in difficoltà in questo momento e per tenersi uniti in questa fase. La canzone che vi faccio ascoltare adesso si chiama Ti porterò nel curriculum. Queste strade fritte, tra indignati da bar, il vento dalle marmitte come fosse l'America. Io oggi ho l'anima sfitta, mediterranea apatia, questa città è maledetta, vita portami. Fiderò dei miracoli, o emigrerò in Paraguay. Sarai con me ovunque sia, a patto che il Nazareno. Le facce belle ai telefoni, gli spari addosso il Jobs Act. Ti porterò nel curriculum, tu capirai. Capirai, capirai. Palazzi nuovi che crollano senza fare rumore. Potrei stare per ore a baciare i tuoi lividi. Puoi dire addio all'autunno per insaziabilità. Che allora io sono pazzo se questa è normalità. Mi fiderò dei miracoli. In Paraguay sarai con me ovunque sia, a patto che il Nazareno. Le facce belle ai telefoni, mi spari addosso il Jobs Act. Ti porterò nel curriculum. Il prossimo pezzo invece voglio dedicarlo a Marcello Vitale, che è la persona con il quale questo pezzo l'ho costruito, grazie alla sua partecipazione sui arrangiamenti e tutto il resto che abbiamo fatto insieme qualche anno fa. Sono sicuro che apprezzerà perché questo pezzo si chiama Le grandi decisioni.
senza dimostrazioni, le raccomandazioni, le grandi decisioni danno spiegazioni. Le grandi decisioni, le ristrutturazioni vanno dai piani alti ai poveri coglioni, come le votazioni, le grandi decisioni non chiedono opinioni. Chiudi gli occhi, sta sfilando una fatalità, a sirene spietate il cuore che schizza. Finalmente non c'è niente che ci tratterrà, prima stesi su un sofà, poi in un cielo all'aldilà, due sballati in viaggio per l'eternità. Padroni del mondo, della vita e di altre percezioni, voglio baratterei le vostre obbligazioni per grandi narrazioni, ma le grandi decisioni senza speculazioni potranno rimanere le vostre conclusioni, e di diventare dei grandi io non ci credo più, fuori al Mamamoo. Chiudi gli occhi, sta sfilando una fatalità, a sirene spietate il cuore che schizza. Finalmente non c'è niente che ci tratterrà, prima stesi su un sofà, poi in un cielo all'aldilà, due sballati in viaggio per l'eternità. Apri gli occhi, è scoppiata la normalità, e lecchi nuovi tagli alla sanità. Poi un momento s'alza il vento e tornano qui tutte le idiosincrasie, quelle strane fantasie, e in questo brusio ti volti e son qua io. Allora, il prossimo pezzo invece è dedicato a tre persone a cui voglio tantissimo bene. Sono poi le tre persone con le quali ho iniziato a suonarlo in giro, cioè Sasso, Claudio e Simone. Questo pezzo si chiama Isometrici. Molto meglio del Zardi che continuare a spendere tutti i miei risparmi in fotocellule e inseguire la tua ombra, un bagaglio incustodito, tu che eri il mio viatico, l'ultima moda è una modella in bilico nella scelta di mente. Meglio dedicarci ai nostri orticelli ironici, dove crescono i bimbi
sarcastici, e poi da nonni siamo cinici, lavorando con lentezza per un'agenzia di marketing, orientatissimo a fregarli tutti quei stupidissimi contatti, fra i fuorusciti, le scissioni dissidenti. Siamo rimasti in due a non praticarci sconti, giocando ad un 2-3 stella su un volo low cost, su un volo low cost. Fuochi d'artificio in strada fra la gente, ti squillo per conferma che non è mai cambiato niente. Le luci rosse si sono spente, saliva altissimo il rombo dei nostri motori senza tempi. Le strade presidiate da militari isterici, camminiamo come diplomatici, per ritrattare una tregua, porti sempre quella chiave che anni fa t'ho spezzato dentro, ti irrigidisci, dici io non c'entro, io invece mi sento relinto, fra i fuorusciti, le scissioni dissidenti. Siamo rimasti in due a non praticarci sconti, giocando ad un 2-3 stella su un volo low cost, su un volo low cost. I fuochi d'artificio in strada fra la gente, ti squillo per conferma che non è mai cambiato niente. Le luci rosse si sono spente, saliva altissimo il rombo dei nostri motori senza tempi. Ai fuoriusciti, le scissioni dissidenti, siamo rimasti in due a non praticarci sconti, giocando ad un 2-3 stella su un volo low cost. I fuochi d'artificio in strada fra la gente, ti squillo per conferma che non è mai cambiato niente. Luci rosse si sono spente, saliva altissimo il rombo dei nostri motori senza tempi. Allora, il prossimo pezzo che vi faccio ascoltare invece è un pezzo nuovo, o meglio, un pezzo scritto sempre tanto tempo fa, però per un motivo X non ho mai suonato davanti a nessuno, e in questi giorni non so perché mi stava rozzando di nuovo per la testa, ed è nel suo piccolissimo un omaggio a uno un grande artista che mi piace tantissimo, è il signor G, o meglio Giorgio Gaber, che all'inizio degli anni 80 ha pubblicato un grandissimo album che si chiamava Anni Affollati, ed era riferito ovviamente agli anni, quella della fine degli anni 70, e invece il pezzo che vi faccio ascoltare adesso, che non c'entra niente con quello ovviamente, da nessun punto di vista, però si chiama Anni Annaffiati. Sei aprile ed io febbraio, che mentre ti riscaldi io gelido richiudo il sipario, anni annaffiati a flambe, Jeanne e Juliette a Rai 3, brillavi, poi mi sei esplosa in mano, troppo grande per fallire, ma quando mi metto a dormire c'è la forma di te. Aprile Dio Brumaio,
fare resurrezione, io lì ad accreditarne il sudario. Anni annaffiati a flambe, Jean e Juliette Marrai 3. Brillavi, poi mi sei esplosa, ma non sei più troppo grande per fallire. Ma quando mi metto a dormire, c'è l'odore di te. Ok, allora siamo arrivati all'ultimo pezzo di questo mini set ed è ovviamente anche un'occasione per ringraziare Subcava Sonora, Divisa d'Autore, che hanno organizzato questa bella, questo bel format e hanno avuto il pensiero di farmi partecipe di questa discussione e di questo live. Quindi diciamo, è un pezzo dedicato a loro, in particolare ad Alfredo. Ed è un pezzo dedicato anche a tutte le persone che all'epoca diedero il loro contributo a realizzarlo e anche a realizzare il video che potete trovare ancora da qualche parte su YouTube. Il pezzo si chiama Rischio Default. All'ultimo respiro saltar sull'ultimo metro, amore non ci annienteranno mai. Con gli occhi lucidi rubati in Interrail, l'Europa che giocava con noi. Venduti e venditori al sabato mattina, confischiamo l'auto blu per assegnarla e pendolare in rovina. Già lo so, un giorno a rischio default può far credere ai migliori che tanto non serve a niente. Già lo so, un giorno a rischio default è come una pioggia di crui su uno scenario bollente. Già lo so, un giorno a rischio default quando passa sembra sempre che non è passato niente di che. Posso i conti con se stessi, ammettere che il buco c'è, ma intorno cos'è che stringe? Straparlando di una casa tutta per sé, vestiti come due teenager. Baci da un'isola al centro direzionale, quando salpare via da qui rimane l'unica scelta razionale. Già lo so, un giorno a rischio default può far credere ai migliori che tanto non serve a niente. Già lo so, un giorno a rischio default è come una pioggia di crui su un'evasione innocente. Già lo so, un giorno a rischio default quando passa i mostri tornano ad esistere dietro le scrivanie. Thank you.
Già lo so, un giorno a rischio default può far credere ai migliori che tanto non serve a niente. Già lo so, un giorno a rischio default è come una pioggia di crui su uno scenario bollente. Già lo so, un giorno a rischio default, quando passa sembra sempre che non si è bruciato niente di che. Mauro, grazie per l'esibizione. Tra l'altro, per la prima volta, e questo è forse il primo grande scoop di Inner Talk, hai eseguito un brano che si chiama Anna Annaffiati, che è un brano nuovo. E posso chiederti, essendo un brano inedito, quando l'hai composto? Così diamo qualche altra informazione. Ma sì, è un brano che in realtà ho composto tanti anni fa, non saprei onestamente ricostruire precisamente, però sicuramente più di principalmente prima che partissi poi per il mio percorso in giro per l'Europa, quindi almeno 5-6 anni fa. Però in realtà è un pezzo che non avevo mai, poi non avevo mai suonato, penso che non avevo mai fatto ascoltare proprio a nessuno. Non so perché negli ultimi giorni mi ronzava per la testa, e allora ho deciso di cogliere l'occasione e farlo ascoltare qui, a Inner Talk. Quindi possiamo anche avere la speranza che dopo questa prima esibizione live potrebbe uscirne non lo so, una collaborazione fatta a distanza con altri musicisti, oppure rimarrà un brano voce e chitarra. Ah, io ci spero tanto. Io, come dicevi prima, ho suonato fino a, diciamo, l'ultimo progetto musicale portato avanti, l'ho fatto insieme a Marcello. Adesso, per motivi di forza maggiore, per il fatto che, diciamo, Marcello continua a vivere a Napoli, io sono qui, non possiamo suonare più, però sempre, diciamo, la speranza di trovare in qualche modo la maniera di collaborare di nuovo e magari anche allargare, diciamo, un altro, magari. Restiamo in attesa speranzosa di vedere una collaborazione da lontano, perché diciamo, dopo tanti anni, ora in qualche modo la scusa non c'è più, lo stanno facendo tutti, quindi un pizzico sulla pancia ce lo si può dare su questo aspetto. E ti ringrazio per. Io ti ringrazio molto comunque perché mi hai dato l'occasione di fare il mio primo live, diciamo, con la webcam. Non mi era mai successo, quindi è stato comunque per me una bella esperienza. E poi, ovviamente, come ti dicevo, mi fa molto molto piacere che insomma hai pensato anche a me per questa iniziativa, perché ho sempre seguito insomma tutti i progetti che hai animato negli ultimi anni, e penso che insomma quando ripenso alla mia città di origine, a Napoli, diciamo, una delle cose che continua, diciamo, a conservare nel cuore e a vedere con grande, grande, diciamo, partecipazione, anche se a distanza. Sì, diciamo, un po' di nostalgia sicuramente c'è, però dall'altra parte è anche bello voltarsi indietro e capire che c'è del materiale utile per andare avanti. Mi sono interrogato personalmente su tutti i contatti stretti nel corso del tempo e mi sono anche reso conto che forse, ecco, c'è sempre un buon momento in cui li si può rimettere in gioco facendoli rivivere. Questo sicuramente è uno dei momenti, quindi ti ringrazio, ringrazio anche a nome di Sbucata Sonora, che ha avuto il piacere, diciamo, di essere tua etichetta discografica con il progetto L'esistenza dei mostri. Ringrazio il portale di difesa d'autore che ci sta dando una mano appunto a diffondere questo progetto di Inner Talks e ringrazio chiaramente il pubblico che ovviamente ci sta seguendo in maniera sempre più corposa e sono molto contento. Vi invito tra le altre cose a vedere domani la diretta con Marco Tajani da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, quindi avremo una testimonianza molto molto importante in un luogo del mondo che sostanzialmente da un punto di vista culturale è abbastanza distante dal nostro, quindi vi invito ad esserci. Mauro, grazie ancora, spero di vedere presto
qualche altra tua canzone e saluto anche il pubblico da casa. Grazie mille a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.